Laggiù ce n'è una molto bella di Bene, Pordenone. qui siamo nell'azienda di agriturismo, agriturismo e soprattutto agrumi, agrumi, con la signora Barbara, che ci mostra questo agrumeto sotto serra. Guardate un po' qua. Coltivazione biologica. A coltivazione biologica, benissimo. Che pianta è questa qui? Questo è un limone. Un limone. Una qualità buonissima, con la pelle liscia, tanto succo, niente semi. Ah. E viene anche se verde, buonissimo. Ecco. E qui sempre limoni. Poi c'è questo arancio. Questo è un arancio, dolcissimo. È un ovale, cos'è? La qualità come si chiama? Ecco, tarocco. Sì, c'è il tarocco e c'è anche il Washington. Vediamo che non mi ricordo quale dei, siccome due o tre qualità, io i nomi li confondo sempre. Oltre a questi agrumeti, cosa abbiamo? Cosa coltiva lei? Quasi tutte le verdure, cavoli, broccoli, carciofi, tutte quelle. Questa qui che pianta è? Questa qui che c'ha un pompelmo, c'ha un foglio particolare. Sì, molto bello, guardi qui. Che meraviglia. Adesso ne ho raccolti parecchi, vero? Un pompelmo rosa. Il pompelmo rosa che è il più buono, il più dolce. Ah. E il pompelmo rosa deve essere un ibrido. Ecco, qui c'è adesso tutta la pianta, qui sì. Probabilmente è già molto raccolta. Guardate l'avevo dove ce n'è qua. Per cui adesso non ha poca produzione. Però guardate qua che bello che è. Adesso è un po' acerbo, però quando sì. È bello rosso è stupendo. Qui ci sono. Ma sono belli grossi. Comunque pare che pompelmo non ha moltissimi anni, pare che abbia 250 anni all'incirca e viene da un frutto amaro, era sul giallo prima, poi adesso negli ultimi 70-80 anni l'hanno ibridato con l'arancio nero o rosso che si voglia ed è uscito fuori il pompelmo rosa moderno che è moltissimo apprezzato da tutti. Sì, qui ce ne sono ancora. Questa produrrà il prossimo anno perché poverina un po' castagnata. Ah, ecco. Ma dovevo passare, allora ogni volta che passavo mi veniva. Qui ce n'è ancora. Sì, sempre con palmolone. Limoni. Sì, guarda che bello questo. Guarda che bello. Oh, che bello, guarda che bei colori. Tra una settimana era molto più bella, però. Ma questi vabbè. Sono già pronti per essere raccolti. Ecco. Bellissimo veramente. E qui c'è del basilico anche. Sì, c'è ancora. Quindi è una coltivatrice diretta praticamente. Sì. Quelli sono i mandarini, guarda che meraviglia, sono buonissimi. Senza che carico. Andiamo lì. Qui ci infiliamo. Si può venire qua sopra, sì, no? Sì. Guardate che meraviglia di pianta. Ma come mai lei la... Ho anche il cedro e quello là è un bergamotto. Andiamo. Mi accompagni che andiamo a vedere. Passiamo di qua, io taglio. Guardate qui, qualcosa di nostra conoscenza. Qua ci sono i fagiolini. Qui ci sono i fagiolini. Allora, questo è il bergamotto, che è molto simile al limone, solo che è un po' più ovale. Ah, ecco. E io non avevo mai visto i bergamotti sulla pianta. Questo è già quasi maturo. Sì. Vabbè, il profumo è vero. È molto buono. Questi invece sono dei cedri. Ma questi cedri qua vengono molto grossi o rimangono così piccoli? Perché io ne ho visti dei cedri immensi, proprio più grossi ancora. Sì. Più grosso ancora del pompelmo addirittura. Questo, però, se no i miei non vengono grossissimi, a parte qualcuno. Ah, un cedro diciamo così nano, un cedro piccolo. Sì, non so se perché ne fa tanti, vedi che bello quello lì. Ah, ecco, qui ce n'è ancora uno. Perché quando producono tantissimo tutte le piante tendono a farne poco. Ecco, ce n'è uno lì, e farli più bello. Piccoli. Anche questo. Ma qui anche di verdi. Ma come mai la scelta di fare questo agrumeto sotto serra? Perché una volta c'erano le rose, poi non arrivano. Le rose non vanno più. Il mio ex suocero, visto che non era in grado di coltivarle, ha pensato di mettere questa. Quindi in estate, dato che c'è una penuria di limoni, dovremmo avere i limoni. Sì, io ce l'ho tutto l'anno. Oh, bellissimo. Io infatti per fare i gelati spesse volte li prendo lì da loro, li compro lì da loro. Infatti è buonissimo.
Ok. Questo qui è, cos'è? Un mandarino, un arancio? Io ho sempre un mandarino. Madonna, ma è immenso, mi sembrava un arancio. No, un mandarino. Sì, la forma è quella. Guarda là. Abbiamo tanti tipi di mandarini. E fra quant'è che è maturo? È quasi maturo? Quello lì è già maturo. Ah, è già maturo. Quindi se quello vuoi assaggiare, fai pure. C'è un'altra laggiù in fondo, ma è piccolina, sommersa dalle zucche, perché ancora... Ah. O le zucche non... Di altre qualità di agrumi ha qualcosa? C'ho il lime, ma il lime è fuori, però ancora è verde. Ah, è verde. Troppo verde. Ok, c'ha pure il lime, quindi. Lo tengo presente perché qualche giorno faremo il gelato al lime, così me lo dà. Bene. D'accordo. E so che è stata ripresa anche dalla Rai per questa agrumeta. È stato ripreso però il mio ex socio. Va bene, lo stesso. Eravamo sempre questa azienda qua comunque. Mio ex socio a lavorare e lui si è preso tutti gli allori, però non fa niente. Vabbè, ma non c'è problema. No, sono su Campagna Amica comunque. Ah, bello. Signora Barbara, la saluto, la ringrazio per la cortesia di avermi fatto venire qui nella sua azienda. Arrivederci. Buonasera, buongiorno.